Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi volevo fare intanto un breve aggiornamento così del colpo di coda rispetto alle aspettative che abbiamo visto inizio anno sull'inflazione, quindi sui tassi di interesse e così si diceva, se ricorderete, che appunto il mercato dava ormai per scontato già sui prezzi di borsa, delle azioni, sull'andamento dei titoli di Stato e così anche sull'aumento di prezzo di Bitcoin, di oro, eccetera, che ormai sarebbe stato deciso, appunto, quasi certo che le banche centrali avrebbero abbassato addirittura i tassi di interesse nel 2024. E quindi così, come si dice, il mercato aveva venduto la pelle dell'orso prima di averlo catturato in realtà. E sono bastati così alcuni dati sull'inflazione, tutto sommato non negativi in realtà, ma semplicemente così, di una breve interruzione del calo che c'è stato, seppure poi vedremo un po' più nel dettaglio in maniera abbastanza differenziata da paese a paese, ma insomma l'aumento leggero dei costi dell'energia o in alcuni casi semplicemente il minore calo hanno determinato così un leggero o aumento, oppure poi vedremo nei dettagli sia l'area euro, sia gli Stati Uniti, sia anche l'Italia, così comunque un'indicazione che forse il mercato non darà per scontato, cioè le banche centrali, quindi il mercato si è subito adeguato. Questo calo dei tassi di interesse, che va detto, comunque le banche centrali nei loro così discorsi sempre sibillini, criptici, comunque non avevano dato per scontato. Se leggiamo un po' le dichiarazioni, appunto, sembrano un po' più che quelle degli oracoli del passato, anche un po' quelle così, a volte quegli oroscopi che dicono tutto e niente, poi sembrano così essere confermati dai fatti, ma perché in realtà sono sempre generici, magari non so, avrete una giornata piena di opportunità, oppure attenzione al lavoro, ma in amore momenti così di con sorprese, cioè cose generiche, quindi dicevano sostanzialmente che il trend di indicazione era quello, però non parlavano di riduzione dei tassi quando non escludevano addirittura potenziali aumenti dei tassi di interesse e magari da un lato parlavano di così un andamento tranquillo dei tassi di interesse, un trend di riduzione dell'inflazione, ma poi dicevano con questo mantenimento dei tassi di interesse a questo livello potrebbe appunto continuare sostanzialmente a far abbassare l'inflazione, quindi detta così significherebbe che comunque non era imminente anche un eventuale abbassamento dei tassi di interesse, cosa che invece il mercato appunto avevamo visto dava per scontato. E appunto effettivamente, come dicevo, sono bastati alcuni dati sull'inflazione ancora un pochino sopra il livello del 2% nell'area euro, in particolare in Francia e Germania, che poi insomma ormai penso si è capito sono così quei paesi che insomma quando fa comodo fanno l'interesse europeo, quando invece non fa comodo improvvisamente passano all'interesse nazionale o peggio l'interesse europeo deve essere il loro interesse nazionale in molti casi. Insomma, si è visto con la crisi greca da lì in poi proprio gettando la maschera. E qui la Banca Centrale Europea ovviamente deve fare una politica monetaria, diciamo, coerente, e già lì è la grande difficoltà per i 20 paesi dell'area euro, che sono comunque tantissimi, anche se non i 28 dell'Unione Europea, e come avevamo detto in vari video, a volte le differenze sono notevoli, non solo sulle politiche economiche, ma anche sulle situazioni economiche, sui livelli di inflazione di ogni paese, quindi agiscono un po' su una media che però magari per certi paesi significa inflazione abbastanza alta, per altri paesi come l'Italia invece un forte abbassamento effettivamente dell'inflazione. Quindi
Quindi vediamo bene questi dati e poi passiamo agli Stati Uniti, ma il principio è lo stesso, dove appunto anche lì, seppur il trend di riduzione dell'inflazione tutto sommato continua, seppure non ai livelli del 2%, i dati ieri sull'occupazione molto positiva, cioè la creazione di nuovi posti di lavoro, paradossalmente hanno preoccupato il mercato e sono stati letti negativamente perché, come dicevo, per quella perversione dei mercati, dove le buone notizie sono cattive notizie perché un andamento del mercato del lavoro positivo non sarebbe indice di una recessione e quindi seppure ci sono anche alcuni indicatori così un po' anomali. E però, insomma, renderebbe più difficile per la Banca Centrale Americana abbassare i tassi di interesse, quindi il rubinetto dei soldi non verrebbe aperto così rapidamente come il mercato sperava. E questo, quindi, paradossalmente, ha creato dei problemi. E come io faccio sempre un esempio un po' magari estremo, come magari un drogato abituato così a prendere magari oppioidi o cose del genere, gli antidolorifici, magari se si fa male, magari è una scusa per farseli prescrivere, in realtà li prende perché ha una dipendenza e non per far fronte al dolore. Quindi magari paradossalmente cade, il medico gli dice no, ma non hai bisogno dei farmaci, non è niente di grave, quello si arrabbia e sta male. Ecco, paradossalmente il mercato ormai dipendente dai tassi di interesse bassi e così anche ovviamente la finanza pubblica, i titoli di Stato che insomma, i governi riuscivano a emettere a tassi bassissimi, adesso invece è sempre un peso maggiore l'interesse sul debito pubblico, appunto per la spesa pubblica, fanno sì che paradossalmente notizie positive sull'andamento economico vengono lette così come una delusione da parte del mercato. E comunque ecco, torniamo e vediamo diciamo più nel dettaglio i dati sull'inflazione. Come dicevo, partiamo da quella dell'area euro e poi vi metto tutti i dati in descrizione, quindi poi se li volete approfondire come sempre guardate appunto nella descrizione del video gli articoli insomma che riporto con i dati più precisi. Comunque essenzialmente l'inflazione dell'area euro è risalita al 2,9%, addirittura quella tedesca e anche quella francese dovrebbe essere arrivata al 3,7%, sì, più 3,7%, quindi diciamo in aumento su base mensile, diciamo su base annua, però il dato dell'ultimo mese. Va detto comunque che questo aumento dell'inflazione sia a livello europeo sia a livello di Germania e anche di Francia, anche la Francia proprio al 3,7%, è dovuto essenzialmente al leggero aumento che c'è stato del prezzo del petrolio e quindi di conseguenza un po' a tutte le materie prime energetiche, forse anche legate alle tensioni in Medio Oriente, in particolare ai sempre più difficili transiti delle navi nell'area del Golfo Persico e quindi questo con attacchi, con tensioni sia legate agli assalti, pirati, eccetera, sia anche proprio tensioni geopolitiche dei paesi in quelle aree ostili all'Occidente, quindi anche l'Occidente poi interventi. Quindi questo potrebbe potenzialmente creare grossi problemi sia proprio di transito, di ritardi, anche ai commerci, ovviamente, oltre che ai transiti energetici, sia anche un forte aumento dei costi, quindi potenzialmente se dovesse continuare o peggiorare, magari nel giro di qualche mese, aumenti proprio anche dei costi delle materie prime o dei semilavorati o dei prodotti insomma che transitano via nave. Se immaginate non possono passare per esempio più dal Mar Rosso, canale di Suez, ma magari devono circumnavigare l'Africa o cose del genere. Questo potrebbe determinare un nuovo aumento dell'inflazione potenzialmente.
Comunque, ecco, per ora va detto che questo aumento piccolo dell'inflazione, seppure, ecco, non chissà quanto consistente, per ora è dovuto soltanto alla componente energetica. Avevamo visto in vari video, dicevo, si guardava a volte l'inflazione di fondo più che l'inflazione complessiva, perché l'inflazione di fondo è l'inflazione al netto delle componenti energetiche e degli alimentari freschi che sono i più volatili, avevo detto. Quindi avevo detto anche questo calo è sempre un po' incerto perché appunto basta una qualunque crisi internazionale per far risalire nel giro di poco le componenti energetiche. E infatti riguardo a questo poi la seconda parte del video riguarda proprio le previsioni di Jim Rickards, ma poi ve lo dirò meglio dopo, ecco. Prima volevo darvi così questo breve aggiornamento sui dati. Quindi ecco appunto l'inflazione su base annua dell'area euro da dicembre, che era il 2,4%, è passata a gennaio al 2,9%. Quindi insomma, cioè scusate, a dicembre al 2,9% su base annua, a novembre era il 2,4% sempre su base annua. E comunque, ecco, qui diceva appunto che in generale, diciamo, il prezzo del petrolio aveva cominciato a calare, poi a un certo punto si è fermato e questo ha determinato così questo minore calo dell'inflazione rispetto a quanto si sperava. E in particolare, ecco, comunque, per esempio, qui si spiegava che i prezzi dell'energia sono diminuiti dell'11,5%. Su base annua a novembre invece già il dato di dicembre era meno 6,7%, quindi questo calo incideva meno e di conseguenza tutto l'aumento delle altre componenti pesa di più. Però ecco, comunque veniva ricordato che a parte con le componenti energetiche l'inflazione dell'area euro comunque si è ridotta dal 4,3% di novembre al 4% di dicembre, quindi comunque tolta quella componente che però ovviamente è molto importante, poi in realtà le famiglie pagano, anche se diciamo così inquina un po' il dato, ma comunque il trend delle altre componenti è in abbassamento, ma comunque la componente energetica pesa, anche perché poi abbiamo visto soprattutto lo scoppio delle tensioni belliche, quando c'è stata quell'impennata, poi dopo viene fatto pagare i consumatori. E, per esempio, c'era anche un caso, poi ve lo metto in descrizione, la PepsiCo, che ovviamente non è che vende solo la omonima bibita, ma tutta una serie di altri prodotti alimentari con tutta una serie di marchi, che addirittura sarebbe stata bannata dalla Carrefour, quindi tantissimi marchi non venduti più, come diciamo forte opposizione al fatto che la società avrebbe aumentato di molto i prezzi. Si parla di aumenti a due cifre per periodi prolungati e continuativi, quindi diciamo i prezzi sono aumentati, come pure il fenomeno di cui già avevo parlato molto tempo fa, se ricorderete, forse permettetemi, sono stato tra i primi a parlarne, della cosiddetta shrinkflation, cioè la tendenza ormai evidente a ridurre le confezioni, quindi il volume del prodotto venduto, in modo a volte anche così da ingannare un po' l'occhio, cambiano la forma delle confezioni, eccetera, ma da ridurre. Mi ha colpito il commento del dirigente, appunto, di questa società, ma ovviamente non è solo questa, lo fanno un po' tutte. Basta, ripeto, che andate al supermercato e fate un po' di attenzione alle bottiglie, alle confezioni, quelle da mezzo litro o da un litro sono diventate magari, non so, da 650, tutti i numeri strani. Quelle da 1,5 litro, 1, 3, qualcosa, e così via. E così anche le confezioni dei pacchi, diciamo, un altro trucchetto che usano, a volte lasciano la confezione grande, ma il prodotto è meno, ovviamente è indicato sul peso. Uno magari vede il pacco, per esempio, dei cereali grande come prima, ma in realtà è pieno magari neanche a metà. Quindi tutti trucchetti, e la cosa buffa che mi ha colpito appunto era il commento di dire sì, noi lo facciamo, cioè non dicevano per mascherare l'aumento dei prezzi, ma perché i consumatori sono più evoluti, quindi diciamo richiedono dei packaging, diciamo un quantitativo di prodotto più adeguato alle loro esigenze,
pare parlavano anche di sprechi, quindi qua siccome i 10 lo chiedono loro, sono più comode le porzioni più piccole, ma ovviamente il motivo potrebbe essere diverso, insomma, anche perché basterebbe fare dei formati più piccoli, già cioè c'erano, ma già anche ecco, le bottigliette da mezzo litro, da un litro e mezzo e da due, già cioè c'erano le differenziazioni, chi voleva era da solo per andare a mezzo litro, quindi il cambiare i formati probabilmente ha lo scopo in realtà di ingannare, ecco, quindi per dire che anche quando impenna la componente energetica, se questo dovesse continuare, è probabile che poi sui prezzi viene scaricato sui consumatori appena i produttori e i venditori ci riescono. E, comunque, ecco, quindi ricordavano comunque, tornando all'inflazione dell'area euro, che il picco sarebbe stato raggiunto a ottobre 2022, quando era di qua il 10,6%. Ricordo in Italia a dicembre 2022 arrivò quasi al 12% l'inflazione su base anno. Quindi comunque, diciamo, tutto questo, seppure come dicevo, non è un dato estremamente preoccupante. Preoccupa soprattutto la Germania e la Francia perché hanno livelli un pochino più alti al 3,7% su base annua, poi vi metto l'articolo in descrizione, anche lì comunque soprattutto per il problema della componente energetica che ovviamente in Germania pesa molto di più, anche perché la Germania era abituata a ricevere gas russo a basso costo. E quindi l'hanno pagata di più, hanno avuto, come avevamo già detto, no? Non ripeto, insomma, enormi problemi a livello produttivo, ma anche a livello proprio di sistema economico, eccetera. Per esempio, un'altra notizia, così, che ha colpito è il fatto che, praticamente sarebbero stati, sostanzialmente azzerati questa quattro ruote, poi lo dice, neanche a dire una testata contro il sistema, insomma, Germania, incentivi azzerati, le case si fanno carico del bonus, quindi il governo tedesco, addirittura qui HD Motori a dicembre, Germania, stop improvviso agli incentivi per le auto elettriche, quindi intanto a conferma il trend di così, diffidenza che avevo sull'auto elettrica, leggendo ovviamente i commenti di esperti, non è che era così un'idea mia, ma per tutti i motivi che avevamo detto, ma potrebbe essere anche un elemento innanzitutto politico, avevo parlato anche così delle sempre più opposizioni interne a quelle politiche green, che non significa ovviamente essere contrari all'ambiente o ignorare così i problemi dell'inquinamento, ma sempre una maggiore opposizione a determinate politiche, insomma, che abbiamo visto soprattutto negli ultimi 5 anni di ideologia più che di ecologia, sostanzialmente di decrescita, di deindustrializzazione, di distruzione del sistema che cominciano a pesare a livello sociale, soprattutto ecco, in Germania, in quei paesi dove si sentiva, la Germania poi ha una tradizione legata anche ai governi dei Verdi, eccetera, però comincia a pesare, cominciano a lamentarsi, dire perché ce ne dobbiamo fare carico noi rispetto ad altri paesi europei, ma anche del mondo, perché poi c'è tutto il resto del mondo in via di sviluppo che va in direzioni completamente opposte. Ci sono modelli, per esempio, mi ha colpito di Fiat, che costano meno di qua, con semplice motore termico, optional, carini, adesso non ricordo il nome, la metto in descrizione se la trovo, una Fiat che vendono in Brasile, non ricordo, comunque tipo un SUV-tino, una cosa del genere, però non. Comunque ve lo metto in descrizione, c'è proprio un articolo delle Fiat brasiliane vendute anche a poco e nuovissime, accessoriate, eccetera, con motore termico. Quindi è proprio qui la spinta ideologica e secondo me, come avevo già detto in varie occasioni, proprio per cambiare sostanzialmente la mobilità, le abitudini delle persone, cioè non farle muovere sostanzialmente più che quindi limitare le persone in un luogo e cambiare proprio la forma di vita delle persone piuttosto che per un discorso ideologico, insomma, anche perché poi c'è tutta la questione di quanto impatta sull'ambiente costruire auto nuove, eliminare quelle vecchie, anche proprio le materie prime, le produzioni, l'energia, eccetera, per non parlare poi delle batterie in particolare, l'impatto che possono avere, eccetera. Comunque, ecco, tornando alla Germania, questa
così taglio improvviso agli incentivi, oltre che per motivi politici, ma comunque è un governo in cui i Verdi hanno un peso importante, anche il governo socialista comunque ha quella idea proprio anche ideologica di ecologismo molto forte. Io chiamo ecologismo, ma diciamo di queste politiche così di decrescita più che di ecologismo recenti. Il fatto che ha tagliato così improvvisamente il sussidio federale, che addirittura parlava, ecco, quattro ruote, lo schema delle agevolazioni tedesche prevedeva un sussidio federale di 4.500 euro per le elettriche, erano più di 40.000 euro, accompagnato da un contributo a ricarico delle casse di 2.250 euro per un totale di 6.750. L'eliminazione di questo sussidio farebbe anche lì pensare a qualcuno di tutta la difficoltà del governo, non che manchino i soldi in generale, ma sicuramente una situazione diversa dalla Germania locomotiva d'Europa di qualche anno fa. Quindi anche questo, per dire che comunque anche l'insofferenza sempre maggiore dei tedeschi verso l'inflazione, stipendi fermi, chiusura di imprese o comunque difficoltà di vendita, eccetera, mette in crisi quel modello tedesco focalizzato sulle esportazioni, anche legato alle tensioni imposte, diciamo, ovviamente dall'Occidente e da tutta la situazione che c'è, però che comunque fanno sì che la Germania non solo possa comprare con più difficoltà materie prime a basso costo russe, magari le compra, ma comunque ci deve essere sempre l'ipocrisia di comprarle da altri paesi che poi le prendono la Russia come l'India con il sovrapprezzo, ma per così tenere in piedi un po' tutto l'immagine ovviamente dell'Occidente unito, e questo però al di là delle importazioni è un problema anche di esportazioni verso quei mercati emergenti, Russia, Cina e non solo, anche magari paesi legati a questi, che per la Germania era importante. Quindi comunque tutto questo per dire che le tensioni anche interne sono forti, discorso analogo seppure differente con la Francia, insomma, che ha le sue problematiche. Quindi comunque anche questo va tenuto presente e potrebbe incidere, secondo me, molto pesantemente sulla politica della Banca Centrale Europea. Ecco. Ecco, al di là, invece, ecco, in questa situazione di difficoltà europea, va detto che, almeno dal punto di vista dell'inflazione, poi ovviamente abbiamo i nostri problemi, non è che, insomma, però l'Italia sembrerebbe essere messa tra i meno peggio a livello di inflazione. Infatti i dati preliminari su, diciamo, l'inflazione italiana mostrerebbero un ulteriore rallentamento con l'indice generale dei prezzi al consumo che sarebbe aumentato del più 0,6% rispetto allo più 0,7%, ma siamo quasi a inflazione zero. Quindi comunque tutto questo, diciamo, ha pesato positivamente, perché molto meglio degli altri, perché in Italia anche la componente dei beni energetici regolamentati ha, diciamo, determinato una riduzione addirittura da meno 34,9% a meno 41,7%. E quindi comunque, diciamo, abbastanza positiva. L'inflazione di fondo anche è diminuita dal più 3,6% al più 3,1%, quindi comunque, diciamo, un discreto miglioramento. Dopo, ecco, comunque ovviamente già quei prodotti che le famiglie acquistano più spesso hanno comunque valori in miglioramento, ma abbastanza ancora sopra il 2%, in particolare i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, che sono quelli comprati di più dalle famiglie, oltre alla componente energetica e tutto, rallentano lievemente, qui diceva appunto da più 5,4% a più 5,3%, e quelli ad alta frequenza di acquisto da più 4,6% dato di novembre a più 4,4% dato di dicembre.
Però ecco, comunque l'Italia effettivamente sarebbe in una situazione migliore, poi anche lì diciamo ci sono più letture, eccetera. Comunque l'economia è abbastanza stagnante, quindi c'è chi magari vuole vederla negativamente, dice perché appunto l'economia è stagnante, eccetera. E magari però diciamo anche in Nord Europa non è che va tanto meglio, la differenza probabilmente che lì la componente energetica in inverno forse pesa di più. Ricordo anche che in Nord Europa in questi giorni è freddissimo, quando qui era più caldo, in realtà tante volte subito appena c'è una giornata più calda con una media un pochino più alta, subito dicono ecco la prova del riscaldamento, del cambiamento. In realtà leggevo su vari articoli, insomma, del settore che praticamente ciò sarebbe dovuto al fatto che al Polo Nord, da quanto è più o meno forte il vortice polare, e quindi in realtà tutto il freddo rimane concentrato al Polo Nord e anzi qua si assorbe il caldo, diciamo, dal resto del mondo, e quindi alza sostanzialmente il caldo, lo tira su dall'equatore verso, e quindi crea un clima più mite qua. Ricordo anche il 2019 mi colpì, fu un po' simile, se ricorderete, un inverno molto mite, e invece al nord era freddissimo, cioè molto sotto la media. Quando poi questo vortice allentava, improvvisamente il freddo riscendeva, e anche in questi giorni, quando è stato un po' più freddo, spiegavano che il meccanismo era questo. Quindi, per dire, però, anche il freddo che c'è lì incide di più ovviamente sulle spese per la componente energetica. Venendo invece al dato degli Stati Uniti, oltre al dato sul lavoro, che come dicevo era abbastanza positivo, nel senso che però i dati positivi sull'occupazione avevano così un po' diciamo preoccupato in un certo senso. L'inflazione appunto è scesa al 3,1%, ecco l'ultimo dato, quindi comunque anche lì, seppure sopra il target del 2%, c'è un livello di inflazione sicuramente in miglioramento, anche perché veniva ricordato che adesso ovviamente l'inflazione è una media, poi dipende dalle componenti, eccetera. Però con il fatto anche che sono quasi in piena occupazione negli Stati Uniti e quindi c'è maggiore domanda di lavoratori, quindi il lavoratore ha più potere contrattuale in generale, poi ovviamente bisogna vedere le zone, il lavoro, eccetera. Però comunque con una disoccupazione solo al 3,7%, quindi quasi nulla. Questo avrebbe facilitato un aumento di salari addirittura che sarebbe stato di circa il 4% su base anno, quindi addirittura l'aumento dei salari sarebbe superiore all'inflazione ai dati di oggi, ovviamente poi bisogna vedere tutto il periodo precedente, ma comunque se dovesse continuare questo trend addirittura il potere d'acquisto in termini reali leggermente aumenterebbe, quindi questo ulteriormente creerebbe più difficoltà alla Banca Centrale Americana a dover anche fare una politica monetaria espansiva, cioè abbassare i tassi, favorire ulteriore credito, ulteriore invasione di moneta, eccetera. Quindi anche quello è un aspetto che seppure positivo in generale come clima indicherebbe tante, ecco, difficoltà per la Banca Centrale Americana di appunto abbassare i tassi. Questo lo abbiamo visto negli ultimi giorni, diciamo l'inizio del 2024 è stato sui mercati, seppure senza giornate particolarmente negative, un po' con dei chiari scuri. Infatti anche per esempio il dollaro avevo notato che rispetto all'euro aveva un pochino perso, è arrivato a circa 1,10, quasi 1,11, e con questi dati usciti improvvisamente era un pochino risalito rispetto all'euro, forse perché non era più tanto scontato l'abbassamento dei tassi di interesse. Poi con i dati europei, che diciamo mostrerebbero una situazione analoga anche per l'Europa di così possibile attesa per abbassare i tassi, ho visto risalito un po' anche l'euro, quindi stiamo intorno a 1,09-1,010 il cambio euro-dollaro. Quindi ecco, questo è il contesto attuale di questi giorni, che è stato così una piccola, seppure magari forse temporanea, ma ecco,
così pausa di riflessione rispetto a quell'aspettativa quasi certa di adesso si abbasseranno i tassi di interesse, già parlavano di date, forse a marzo, e quindi il mercato già aveva così voluto anticipare queste aspettative.